Ciao a tutte e ben ritrovate sul mio canale. Oggi vedremo insieme come installare ed utilizzare il programma Crochet Charts. Come prima cosa andiamo sul browser e digitiamo qui nella barra di ricerca Stitch Works Software.com. E si aprirà questa pagina. Qui possiamo chiudere. Scorrete in basso. Qui vi fa vedere l'interfaccia del programma. Continuate a scorrere in basso e qui troverete la sezione download. C'è sia per la versione Windows sia per la versione Linux. Noi andremo a scaricare la versione Windows. Quindi facciamo clic qui. E si aprirà la scheda di download. Aprite il file, io non lo farò perché il programma già l'ho scaricato, e seguite tutta la procedura di installazione. Una volta che avete installato il vostro programma, vi apparirà l'icona qui sul desktop, che è questa pecorella, anche molto simpatica. Vi ricordo che il programma ha una licenza gratuita, quindi non c'è bisogno di inserire codici. Apriamo il programma. E così si presenta l'interfaccia. Questa pagina serve per creare un nuovo grafico. Qui possiamo andare a selezionare lo stile del nostro progetto e abbiamo tre opzioni. Qui c'è Blank, Rose e Rounds. Blank sarà il progetto completamente bianco. Rose sarà per un progetto che vogliamo fare di andata e ritorno, quindi magari il lavoro lineare anche come il filè, e Rounds è uno schema rotondo. In questo video andrò a selezionare lo schema di andata e ritorno. Adesso vi appariranno queste altre opzioni. La sezione Rose ci indicherà le righe del progetto. Noi in questo caso ne andremo a mettere una soltanto in modo da andare a formare la prima riga di catenelle. Row Spacing indica lo spazio tra le righe espresso in catenelle. Quindi se il nostro progetto prevede maglie alte andremo a mettere 3 catenelle perché per iniziare un progetto con maglie alte sul primo punto andremo a fare 3 catenelle, così come se il progetto prevede mezze maglie alte il punto di inizio saranno 2 catenelle e così per la maglia bassa. Se il nostro progetto prevede un giro di maglie basse andremo a realizzare una catenella all'inizio del giro e così per tutti gli altri. Il nostro progetto prevederà maglie alte, quindi andremo a selezionare l'opzione 3 catenelle. Qui a destra, nella sezione Stitches, sarà indicato il numero di punti in base allo schema. Ad esempio, nello schema che andremo a vedere oggi, che sarà uno schema molto facile formato da catenelle e maglie alte, sarà un multiplo di 5. 15 è un multiplo di 5 più una catenella per girare, quindi andremo a inserire 16. Mentre Default Stitch sta ad indicare il punto che andremo ad utilizzare alla prima riga e nel nostro caso saranno catenelle, ma cliccando sopra possiamo vedere altre opzioni come l'anello magico, la catenella e tutte le altre opzioni. Noi andremo a selezionare catenella. Cliccando su OK usciranno le nostre 16 catenelle. Qui in basso troviamo lo zoom, che ci permetterà di ingrandire e di rimpicciolire la nostra immagine. Qui in alto troveremo la barra di tutti gli strumenti che vedremo piano piano. Intanto vi dico, questo foglio di carta, quindi la prima icona, sta ad indicare crea nuovo progetto. La seconda icona, questa cartellina, sta a indicare aprire un progetto già esistente. Questa è il salva, il progetto corrente, mentre questa con il foglio bianco e la freccia ci indica che possiamo esportare una parte di progetto corrente. La quarta icona ci indica che si può aggiungere un grafico al nostro progetto, mentre tutte queste altre le vedremo piano piano. Ora abbiamo detto che il nostro progetto verrà composto da maglie alte e catenelle. Quindi per iniziare la nostra prima riga, dopo aver fatto le 16 catenelle,
andremo a realizzare 3 catenelle che sostituiranno la nostra prima maglia alta. Qui in questo riquadro troviamo tutti i simboli. Il nome è in inglese, ma il simbolo è universale per tutti, quindi è facilmente riconoscibile. E noi qui andremo a selezionare le 3 catenelle che sostituiranno la nostra prima maglia alta. Quindi facciamo un clic qui sulle catenelle, portiamo il cursore sulla prima catenella, qui in questo punto, e facciamo un altro clic. Ed eccole che compariranno le nostre 3 catenelle. Adesso abbiamo detto che lo schema sarà un multiplo di 5. Quindi andiamo a trovare sempre qui, nella sezione dei punti, il simbolo della maglia alta, che in inglese viene chiamato double crochet. Scorriamo in basso fino a quando non troviamo il simbolo che cerchiamo. Eccolo qui. Facciamo un clic e adesso andiamo a contare 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4 e sulla quinta andiamo a fare un clic. E vedete, in automatico si posizionerà la nostra maglia alta. Ancora contiamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e sulla quinta andiamo a posizionare la nostra maglia alta facendo un semplice clic. E la stessa cosa andiamo a fare per l'ultima catenella, in questo modo. Adesso in queste 4 catenelle qui andremo a realizzare ancora 4 catenelle. Quindi nella sezione Stitches andiamo a scrivere CH che sta per Chain. E scorriamo fin quando non troviamo l'opzione di 4 catenelle. Eccole qui. Le selezioniamo e facciamo un clic in base a dove vogliamo posizionarle. Adesso però, come vedete, sono dritte e qui entra in gioco l'opzione ruota. Selezioniamo la catenella e andiamo a selezionare ruota. E in questo modo vedete che ruotiamo le catenelle. Ora, come vedete, i punti non sono tutti sulla stessa riga e risultano disordinati. Quindi andiamoli a selezionare tutti quanti e con questo strumento qui clicchiamo su e li andiamo a riposizionare tutti sulla stessa riga. E qui possiamo scegliere se posizionarli tutti di lato, al centro, a destra, in basso, al centro in orizzontale e sotto. In questo caso li andremo a posizionare sopra. Ed ecco qui che abbiamo allineato tutti i nostri punti. Adesso voglio cambiare colore per il prossimo giro. Quindi che cosa vado a fare? Seleziono il mio punto, perché poi tutti i punti utilizzati verranno segnati su questa sezione Pattern Stitches. Selezioniamo le nostre 3 catenelle, andiamo qui dove c'è scritto Pattern Colors, clicchiamo sopra e scegliamo il colore. Questo giro lo andiamo a fare blu. Ok. Adesso, visto che è un giro andata e ritorno, le mie 3 catenelle d'inizio saranno sul lato sinistro. Quindi vado a fare un clic sulla maglia alta. Ed ecco qui le mie catenelle di inizio. Vado a prendere la mia maglia alta. Il colore è già selezionato perché lo vediamo qui. E andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta del giro precedente. In questo modo, comprese le 3 catenelle. Stessa cosa andiamo a fare per le 4 catenelle che dividono le maglie alte. Selezioniamo dall'alto le 4 catenelle e le andiamo a posizionare al centro. Come prima entra in gioco lo strumento ruota. Selezioniamo la prima catenella e la ruotiamo. Selezioniamo la seconda e selezioniamo anche la terza. Ora, anche in questo giro i punti non sono in ordine, quindi li andiamo a selezionare tutti insieme e sempre con il solito strumento andiamo
ad allineare tutti i punti, in questo caso nella riga sopra. Ora le catenelle, queste sono spostate rispetto a quelle in basso, quindi andremo a riposizionarle. Selezioniamo le nostre 4 catenelle e andiamo a cliccare sullo strumento che ha come icona questa catenella e 3 maglie alte. E andiamo in questo modo a spostare le catenelle. Inoltre, con questo strumento qui possiamo andare a numerare i giri. Selezioniamo lo strumento, clicchiamo qui sul primo giro e sarà il giro numero 1, mentre cliccando da quest'altro lato andremo a realizzare il giro numero 2. Adesso per salvare il progetto, vi basterà cliccare sull'immagine del floppy, quindi sulla terza icona in alto. In questo modo scegliete la cartella di destinazione, in questo caso andremo su Desktop, e rinomineremo il progetto. Faremo salva e così verrà salvato il progetto, in modo che se volete modificarlo non dovete farlo da capo. Mentre per salvare il progetto come immagine o in formato PDF andate su File, Esporta e qui sopra dove c'è scritto File Type potete scegliere il formato, quindi se salvarlo in PDF o in formato immagine. Adesso lo salverò in formato immagine, quindi andrò a selezionare JPEG e farò Salva. Adesso mi apparirà questa schermata e andrò a salvare il progetto sul desktop, rinominandolo progetto. Salva e possiamo chiudere. Come vedete, questo è il progetto salvato e questa è l'immagine o il PDF. E questa è l'immagine del nostro schema che possiamo eventualmente anche stampare. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e vi sia piaciuto. E mi raccomando, non perdetevi le prossime puntate. Ciao!